ragazzi, con il mio 5 maggio è quello che sentivo a Udine e vivevo in prima persona. Azzurro, 75.000 i presenti, Colva Sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della Nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, tutti i tifosi, come tutti sapete, sono gemellati in casa. Mescolati, mescolati, gemellati. Sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, La do ma io la anche se vince finale. la gara conta molto. In palio c'è l'Europa, dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco-celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate. Vediamo quella dell'Inter, Toldo tra i pali, Crespo, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa. A centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti di Biagio e Conceição, in attacco Ronaldo e Vieri. Palacio priva di Crespo e Lopez, fuori per i fortuni accusati di settimana. Si Prima spera di di vincere Crespo e così. Lopez. Peruzzi porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro. In mezzo, Pobolski, Gianni Nieta, Vai, Sinisterra, Vincenzo Povoschi! davanti, Inzaghi. Alle cui spalle opererà Stefano Fiore. A bordo campo Siamo c'è tutti già con te! Paolo Gentili, a lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera. Le Juve nel Roma, intercampione, lo striscione che campeggia in curva nord, freddo laziale che svela, ma non c'era certo bisogno. Lo stato d'animo dei Sportivoni! biancocelesti, tutti o Sportivoni! quasi Né schierati con Inter né Scaloni. Roma. Luis Nazario, detto Ronaldo, San Siro è qui, allo stadio olimpico, Ronaldo, si è trasferito qui. quello finto. 180.000 voci, tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero 80.000 voci tutte per l'Inter. impressionanti. Applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricordavi Giocavano in tu, avevamo casa. perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento Dai, comunque dai, dai, della dai, verità. I dai, giocatori Juve! sul campo, quando saranno in campo, forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea con chi? Ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Papanesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Vivaldi. Poco prima del fischio d'inizio, ancora un intervento da bordo campo. Gentili per le ultimissime, anche sul piano, diciamo così, delle Forza indicazioni. Luke, portami fortuna! Altissima tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che Sapessi che dicevi poco tensione fa, c'avevo il io. maestro Scioni degli Ultra, che hanno assegnato ad ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi. Ma adesso tutto è pronto, misto di biancoceleste e nerazzurro, contrassegna lo stadio olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea. È iniziata adesso la partita, palle dietro per Giù di Materazzi. vantaggio, Gol! preso Perugia in vantaggio, Perugia 1, Fiorentina 0, marcatore Barella. Trezeguet! Della Juventus, azione di contropiede esemplare tra i due Gol! sinistra destra del Piero, è entrato in area di rigore con un tiro verso terra, trafitto il portiere dell'Udinese, ma la Juventus che aveva rischiato di subire un gol al E sesto adesso minuto. vediamoci l'altra. Adesso c'è un fermo laterale a favore della Roma, battuto da Cafu per Montella. Inter in vantaggio, Cristian Vieri. C'è stato nel calcio d'angolo eseguito da Recoba un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone. Stadio di Udine ammutolito. Stadio di Udine ammutolito. Sogno quasi infranto, ma la speranza c'era ancora. Dai, dai, dai! Ci ha ricordato quello che salutò il gol scudetto il 28 maggio 89, quello dell'ultimo scudetto vinto dall'Inter di Matteus su punizione contro il Napoli, da sottolineare la determinazione, la rabbia con cui sta giocando l'Inter, giocatori che vanno a 100 all'ora, te la linea Cucchi, e Il Paris pareggio della Lazio, il Gol! pareggio della Lazio, c'è stato un assurdo che gira sulla fascia di sinistra, un esplosivo di rigore sul quale è arrivato Popovski nel piccolo. Popovski! Palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20°, dunque confermiamo. Parità olimpico 1-1 tra Lazio e Inter, la rete del pareggio bianco-celeste.
giocatore Cerco Pavorsky a tradire. Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo parità 1-1 tra l'Ace e l'Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica. Dai che ce la facciamo! C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra, poi sentiremo naturalmente il bordo campo. Il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, corretto sotto misura di testa. Porca puttana! Porca puttana! E l'Inter si riporta in vantaggio. Ti piace, Riccardo? Speriamo che pareggiano prima della fine del primo tempo. È arrivato prima degli altri sul primo palo, sul vaffanculo. L'ex giallo rosso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere. Dai, che c'è ancora tempo. Non poteva nulla contro la girata perfetta di incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento. C'è Simone Zaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare, segnalata l'attaccante della Lazio, anche il i consigli, le raccomandazioni di Cupere. Il primo consiglio proprio nei confronti di Piaggio, deve giocare il pallone con Mario. Dai! Non mollare! Cose Sao sulla destra, che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Piaggio si è tolto la maglietta, è andata a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter. L'abbraccio caloroso di tutto, anche di Cooper. Vieni, la conclusione con il sinistro, alta oltre la traversa, effettuata dal limite dell'area di rigore. L'Inter che è stata pericolosissima, minacciosa anche al trentesimo, lunga fuga del velocissimo Recoba, che poi si soffre, si soffre. Di Ronaldo anticipato da Gianni Chetta. Regolarmente secondo l'arbitro, qualche dubbio invece da parte nerazzurra, e su questo episodio dovremmo sentire anche l'opinione di Gentile. E su questo episodio c'è tra l'altro una curiosità da rivelare: tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Pavaresta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter. Così, quindi un momento che sportivoni ricordatevelo, poi ricordatevelo di questo. Sente tantissimo, ma naturalmente questo evento adesso ha raccomandato ai suoi giocatori di rallentare un po' il ritmo, di chiudere il primo tempo in vantaggio colosi contro Pierre. Il pareggio della Lazio. Grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è spuntato Podolski, appostato nell'area piccola, ha allungato la gamba destra e ha messo in rete. 2 minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'Lazio. Nel culo, cazzo! Vai Karel! Come potete sentire, i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio. Grave errore da parte di Gresco, che di testa ha cercato il retro. Grazie Gresco! Che hai fatto giustizia! Per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordo campo, Gentile. Ma davvero una cazzo, almeno inspiegabile quello dello Slovacco. Un intervallo tranquillo. Il pallone improvvisamente ha dato spalla al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone. Appoggiarlo verso il portiere Toldo, ma ha effettuato questa, definiamola, manovra nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito con Boschi. Gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca a collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto dai infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo un po' troppo morbido nella circostanza. L'esito è incerto e dopo il primo tempo naturalmente tutti ormai avete fatto sicuramente, dai che ce la facciamo, calcoli. Questa è la classifica: Juventus 71, Inter 70, Roma 68. Gentili da bordo campo. Sì, beh, auguriamo a Bratislava Gresco di ricordare questa partita per altri motivi, motivi magari di felicità e non per i due errori da ma vaffanculo tu e i tuoi auguri. In occasione di entrambi i gol laziali, le solite crepe difensive, in particolare sul settore sinistro, dove agisce appunto Gresco, nel settore sotto la gestione di Moratti. In questo settore si sono alternati ben 21 giocatori e questo dimostra le difficoltà che da anni l'Inter ha a coprire quella fascia. Te la linea, Riccardo. Apertura sulla sinistra, vediamo Stankovic, vertice alto dell'area di rigore, Avierzamenti lotta con il giocatore laziale che poi conclude, palla di poco alta. Lazio che ha sfiorato il vantaggio su questa conclusione di Stankovic. Ti ho perso 10 anni. Attenzione, l'Olimpico che interviene. La Lazio è in vantaggio. Gol! Di punizione battuto da Stefano Fiore. Lazio
dunque in vantaggio sull'Inter, 3-2 il punteggio, siamo al decimo della ripresa della linea. Attacca ancora la Lazio con Stamina, il suo cross deviato da Materazzi, la palla sul fondo, ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio. L'Inter in grande difficoltà, non soltanto psicologica, dai! Si porta al limite dell'area di rigore avversaria, c'è lo spunto di Stankovic, c'è cross in mezzo, deviazione ad allontanare di Materazzi, e poi conclusione pericolosissima di Podolski, sulla quale è bravissimo Toldo che respinge il pallone, davvero insidiosissima. Tra un po' ti portavi a casa il pallone. Sta smarrendo lucidità, sentiamo il bordo campo. Sì, sono perfettamente... Dai che sono cotti! Dai che sono cotti come il pugile! Dobbiamo sottolineare un fatto molto curioso, eloquente, l'atteggiamento, l'espressione di Diego Pablo Simeone in occasione del gol. Ha quasi maledetto il momento in cui si è alzato per battere di testa imparabilmente Toldo, da ex interista, vero? Sappiamo quanto mi piace Simeone. Ora l'Inter nel cuore, infatti è l'unico che non ha esultato. A te la linea, Riccardo. E questo è comunque un segnale importante. Bisogna essere sportivi. Questa partita si sta giocando davvero. La Lazio ce la sta mettendo tutta. Inter che deve assolutamente. Ce la sta mettendo tutta proprio. Davvero surreale, anche la curva nord sta incitando l'Inter, Inter che sta vivendo... Bravi, sportivi, incita, ricordatevi poi di queste cose. Trascorrono rapidissimi minuti, sì, partite indubbiamente per cuori forti, emozioni e... A chi lo dici? Taglienti, la tensione davvero si taglia con un coltello adesso nell'Inter, oltre alla paura per non farcela, sta subentrando anche un po' di comprensibile... Dai! In favore della Lazio. Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano al 23esimo. Sono dietro. Roma in vantaggio. Quattro palle gol costruite negli ultimi 4 minuti in pieno contropiede. Cassano lancia. Noi stiamo qua in scioltezza, non la stiamo neanche guardando la partita. Siamo a Udine, ma siamo ovunque. La testa è a Udine, il cuore è a Roma. 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter, tutti di gioco sono 28, quarto gol della Lazio. Cazzo! Dai che è nostro! Operato da Cesar, la Lazio si porta dunque sul 4-2. Dai! Di Cooper vede allontanarsi. Dai, 20 minuti! Cominciano a lasciare lo stadio. Dai! Nero-azzurri, 4-2 per la Lazio sull'Inter, un esito davvero imprevedibile. E anche la curva nord non ha esultato al gol di Inzaghi, che peraltro non è esultato. E chi se ne frega della curva nord? Seduto in panchina, desolato. Ho esultato io. Ma di brutto proprio. Che è rimasto a lungo affranto in panchina. Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo. Affranti. Ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter. Dai. Dai, Juventini, che ce la facciamo. Adesso tra l'altro subentra anche un po' di nervosismo, ma davvero l'Inter non ha più risorse, sembra davvero una squadra rassegnata. E come e rassegnatevi! Rassegnati, anche i tifosi nerazzurri diversi, molti tifosi interisti hanno già abbandonato. Dai che c'è già la panchina che festeggia! Rassegnazione, desolazione, la panchina... Dai che c'è la panchina che festeggia! Dai che c'è la curva tutta in piedi! Fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, cazzo! Campione d'Italia! È finita in questo istante di Sempis, è finita con il successo della Lazio per 4-2. Ed è finita anche a Delle Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica. Dunque Juve, campione d'Italia per il 2002. Ricordiamo il finale intanto, la Lazio ha battuto l'Inter per 4-2, incredibile alternanza di emozioni. Nella ripresa di fronte ad una Lazio tenace, che ha inseguito e raggiunto l'avversario per due volte nel primo tempo, prendendo poi il largo con facilità, dobbiamo dirlo, nella ripresa. Un successo che delude i tifosi laziali che volevano celebrare, festeggiare. Storico! Sesto posto, dunque, e io c'ero! Un traguardo minimo, sicuramente importante. E me lo sono meritato! La società di Cragnotti. Lo stadio ormai è vuoto, sono usciti prima del tempo gli interisti, sono vuoto, vuoto, vuoto! La temuta invasione, ma io vorrei a questo punto chiedere a Bruno Gentili le sue ultime valutazioni. Ma guarda, un rimpianto quello dell'Inter che assolutamente non si può descrivere. Nerazzurri, giocatori nerazzurri in lacrime addirittura, tifosi con le mani tra i capelli, disperati, distrutti, un'occasione d'oro azzerata. Mi spiace, lo sport è così, vince il più forte. Ha avuto tutto,
il punto in più in classifica, uno stadio completamente a favore, tutto, tifosi, anche quelli tutto. Non avevano calcolato che dall'altra parte la Juve giocava e che qualcuno della Lazio giocava. Che aspettava da 13 anni, linea di nuovo a Cucchi. La Lazio comunque onorato il campionato, rapidamente la successione delle reti, Vieri, Pavorski, Di Biagio, Pavorski nel primo tempo e poi Simeone ed Inzaghi nella ripresa. Lazio 4, Inter 2, linea provvedente.